capitano che viene anticipato, rilancio di Palacio. La zona di campo ne sono soltanto giocatori della Roma, c'è soltanto Rise, cerca di centrocampo, rilancia ancora lungo, palla pennellata per il capitano, splendido lo stop al volo, ancora Palacio su di lui, cerca di liberarsi anche di Criscito, mantiene possesso di palla, tocca ancora indietro per Marco Cassetti, tocco di Cassetti laterale, la palla verso Pizzarro, ancora il Peck, il torno, tocco ancora per Cassetti, cross al centro, il pallone che viene respinto di testa da Mesto, di testa ancora in area di rigore verso Simone Perrotta, poi fermato, ancora l'azione, recuperato ancora il pallone da Pizzarro, da Perrotta, il tocco di Brighi, la palla ancora per Marco Cassetti, avanza Marco, il tocco sulla destra per il capitano, pronto a effettuare il cross, la respinta, tocca, gol! È sempre lui, è sempre lui, è sempre lui, gol numero 3, gol numero 3 in maglia giallorossa, il cross del capitano, la deviazione di Criscito, è arrivato a lui come un falco Jack Sparrow in area di rigore, nell'area piccola, ha toccato e ha battuto finalmente Eduardo. 34 minuti di gioco nel corso del primo tempo, la Roma che passa in vantaggio in maniera assolutamente meritata. Marco Borriello, ancora lui, ancora Jack Sparrow, il cross da parte del capitano, la spinta, la direzione di Criscito, è arrivato lui e ha toccato il pallone, ha toccato il pallone di quel tanto da mettere fuori causa ancora una volta il portiere avversario, in questo caso Eduardo. E vai, ma scusate, Borriello, ma a Milano, ma che ci stava a fare Milano? Accavalliamoci tutti perché c'è una gioia incredibile. Non vedo l'ora che ci sono le telecamere, perché voi non sapete che cosa è successo qui nello studio quando ha segnato la Roma. Ma poi crollerà. Sì, gente che urla.